L'intera mattinata dedicata alla prevenzione del diabete e delle patologie prostatiche e cardiologiche sarà ospitata sabato 21 luglio al Centro Anziani di Via Torrente Forno di Capod'Orlando. Le visite gratuite saranno eseguite dalle 8.30 alle 12.30 dagli specialisti della Casa di Cura San Camillo di Messina. Le visite di prevenzione del diabete saranno effettuate con gli esami di emoglobina glicata e glicemia capillare. Il check-up gratuito di patologie prostatiche prevede invece esami di PSA, uroflussometria, ecografia prostatica con RPM e la visita specialistica urologica. Per quanto riguarda invece le patologie cardiologiche, verrà effettuato elettrocardiogramma e la misurazione della pressione arteriosa. La prevenzione in cardiologia è una delle cose più importanti. Importante perché l'aumento dell'età media della popolazione generale farà sì che gran parte della popolazione che continua ad invecchiare andrà incontro a patologie cardiache e quindi sostanzialmente bisognerà cercare di prevenire tutto l'ambito delle cardiopatie prima ancora che queste si manifestino. Prevenzione significa far star meglio le persone sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista economico, perché una buona prevenzione dà come risultato un risparmio in termini di mezzi economici. La giornata della prevenzione, in effetti il significato di questa giornata è insito già nel nome stesso, prevenire. Prevenire è la prima qualità della medicina. Noi di solito siamo abituati a curare le malattie, mentre invece sarebbe più opportuno prevenirle. Purtroppo è vero che il sistema sanitario non è molto propenso alla prevenzione, è indirizzato più che altro alla cura della patologia. Questo evento che noi qui, che grazie anche al personale stiamo avviando nella città di Capod'Orlando, è il primo di una lunga serie che noi intendiamo effettuare anche nella stessa cittadina con altre patologie, con altri specialisti, e per migliorare il servizio sanitario, non per sostituirci adesso. Quindi io penso che ben vengano queste giornate che diano lustro sia alla nostra Casa di Cura sia alle autorità competenti che nella zona, nel territorio, hanno fatto un'opera meritevole. La prevenzione ha un ruolo fondamentale, basti pensare che solo il 4% dei ragazzi a 14 anni, dai 14 anni ai 16 anni, ha effettuato una visita urologica preventiva dall'urologo, mentre il 60% delle donne nella pari fascia di età ha effettuato una visita ginecologica. Le giornate si svolgeranno sabato 21 presso la sede Avis di Capod'Orlando e per quanto concerne le visite urologiche comprenderanno anche un prelievo del PSA totale, un'ecografia reni, vescica e prostata, l'uroflussometria e appunto la visita urologica. Come dice il detto, prevenire è meglio che curare.